Colonnello Michele Pezza, e fra l'altre cose so pure duca di Cassano. Però, chi se me ne chiamate brigante fratello, perché io da militare sono giurato a difendere la terra mia fino alla morte. E alla fine che se sono fatto? Lo sono fatto 7 anni fa, 1799, e intanto fu una guerra quando arrivano i francesi, ma una guerra brutta. Sì, quanta gente è accesa. E si è fatto passare guai intanto. Alla fine siamo rimannati, sono nuda io. Siamo fatti il mestiere nostro, il mestiere che difende la terra nostra. Che le devono fare i militari? Ci pagano per questo. E mo hanno passato 7 anni e hanno rimanuto un'altra volta. Stavolta pure sono fatti i mestieri miei. Però stavolta non è una buona. Stavolta siamo persi. Siamo persi, mi hanno acchiappato. E oggi, 11 novembre 1806, mi tocca tra buco. I francesi mi volevano pure alla parte loro. Mi hanno detto, te ne dammi stesso grado che te, la stessa paga. Vieni gli eserciti nostri, perché loro lo sanno che i mestieri miei sa ci fanno. Si è detto no, perché quando uno giura innanzi agli uomini e giura innanzi ai padaterni. Può imbrogliare gli uomini, ma i padaterni non imbrogli. Quando si è giurato è quello. Io sono giurato una cosa e sono innanzi. Fino a oggi. Voi francesi, la sera, quando venivano alla tavola, appacciavano le chiese. Dentro la chiesa ci rimettevano i cavalli. Accedevano i preti, accedevano la gente dentro la chiesa, quando ne hanno acceso. Mo però stavolta non è venuto, mo ne hanno fatto serie. Qua a Napoli ne hanno fatto serie, perché poi vedi vedere la parte che hanno fatto. Va a domandare a Sora che fine hanno fatto i monaci di convento. Va a domandare a Santa Domenica, a dove ci hanno rimesso i cavalli dentro, pure stavolta. Ma qua a Napoli no, qua a Napoli Modena fa finta che loro rispettano la religione, tiene la falsa scena. E allora mi hanno fatto confessare, mi hanno fatto io alla messa, mi hanno dato 2 monaci per accompagnarmi, che fanno questo mestiere esse, accompagnare i condannati a morte. Io ci sono stato a parlare pure che chi, ma chi mi sa che non sanno neanche quello che stanno a fare. Gli hanno messo l'occhio per fare scena. La cosa solo mi dispiace. E hanno mandato pure moglie, ma a trovarmi. Sapete, tengo una moglie e tengo 2 figli piccoli, femmine. Resta mi dispiace. Mi dispiace lasciarla. E poi, se tengo a dire, mi dispiace pure morirla, perché a chi gli piace morirsi. Però sapete con me, chi in giustanza serve. Se moglie me e il figlio me ti hanno campano o con me o senza me. Io faccio quello che decisi per la terra. Mo voglio a zecchio in cima tra bucche che mi sta aspettando. E è finita la storia di colonnello Michele Pezza, duca di Cassano. Ma la storia del fratello invece non è finita. Tant'è vero che 215 anni dopo ancora stiamo a parlare di fratello. Perché fratello non si può morire, fratello non si muore, fratello esiste per sempre. Perché fratello siete voi, siete quelli che siete capaci di fare. Quando vi mettete sotto con la volontà e la facciate. Fratello è la storia vostra. La vera storia vostra, quella di 1799, che tutto quanto vuote far scurtare o vuote far curtare in un'altra maniera, perché lo sanno che lo spirito vostro sta loco. Allora, voi tenete sempre a ricordare i 1799 e tenete a capire
che chi ve lo fa scordare o ve lo fa ricordare in una maniera ne va bene. Io ti